sicuramente modellismo statico, si parla di più di 500 pezzi in esposizione che vengono da artisti di tutta Italia. Ci sono pezzi che riguardano la prima e la seconda guerra mondiale, sempre riferimento ai 100 anni della prima guerra mondiale, ci sono pezzi di statici, civili, ma soprattutto vorremmo far vedere, grazie anche al nostro supporto modellista Retini, che il modellismo non è un balocco ma è una forma d'arte, perché fondamentalmente c'è uno studio ben preciso dietro ogni modello, si parte da uno studio storico fino allo studio della pittura, quindi è un'ottima introduzione a un'arte che secondo noi è veramente appassionante. Quanti li pensate che possa richiamare come appassionati? Con appassionati ce ne saranno molti, soprattutto perché vengono da tutta Italia, perché è una delle tappe fisse che ci sono in Italia, e quindi speriamo soprattutto di portare anche tanta gente valdarnese per poter far conoscere questo tipo di... Questo è un evento, allora intanto partiamo dal nome, è Arezzum Model Contest, comincia sabato 22, prosegue domenica 23, dalla mattina alle 10 fino alle 16 del pomeriggio, è una vera e propria mostra mercato, quindi... È un momento dedicato a tutti gli appassionati di modellismo, soprattutto per quanto riguarda le macchine da guerra, da battaglia e non.